Flipped Classroom su Pericle e lo splendore di Atene. Pericle prese il potere nel 461 avanti Cristo e lo mantenne fino alla sua morte, avvenuta nel 429 avanti Cristo. Il grande politico ateniese portò a compimento il lento processo messo in atto dai suoi predecessori, Solone, Pisistrato e Clistene, verso uno stato nel quale la forma di governo divenne una democrazia perfetta, attraverso la piena partecipazione e i pieni diritti concessi agli strati più bassi del demos, in particolare i teti, che costituivano la componente più umile nella scala sociale ateniese. Pericle aveva intuito che anche i teti erano importanti, in quanto costituivano il vero e proprio motore delle barche triremi ateniesi, che tanti benefici commerciali portavano alla città. Così l'aristocratico Pericle volle favorire questa classe sociale, integrandola a pieno titolo con le altre, già beneficiarie di diversi diritti civili e politici. Tra le più importanti riforme di Pericle, ricordiamo la riforma dell'Areopago, nella quale Pericle tolse qualsiasi peso politico all'Areopago, che era in sostanza un consiglio di aristocratici che doveva vigilare sull'operato dell'Assemblea Popolare e della Bulè. L'Areopago, così depauperato delle sue funzioni, continuò ad occuparsi solo dei delitti commessi nella città. Tuttavia, l'aristocrazia continuò ad avere un peso rilevante nella società. Infatti, gli arconti e gli strateghi esaminati dall'Assemblea Popolare erano quasi tutti personaggi provenienti dalle classi aristocratiche, che tuttavia dovevano convincere l'Assemblea delle loro intenzioni e per farlo dovevano servirsi di un'ottima retorica, che era la capacità di persuasione, l'arte di persuadere i membri dell'Assemblea Popolare. Pericle incentivò inoltre gli strati più bassi del popolo alla partecipazione politica attraverso il sistema delle indennità. Infatti, grazie al politico ateniese, i soggetti che partecipavano all'Assemblea Popolare iniziarono a ricevere un compenso e questo era finalizzato al fatto di poter garantire un reddito e un'indennità alle persone che facevano politica. Tuttavia, l'indennità venne riconosciuta soltanto a coloro che avevano entrambi i genitori ateniesi. Fu così che 5.000 persone vennero escluse dal sistema delle indennità. L'operato di Pericle venne tuttavia criticato dal partito oligarchico, composto da aristocratici convinti che tra gli strati più bassi della società vi erano persone incompetenti, che non erano in grado di poter prendere decisioni e che queste venivano facilmente influenzate da oratori spregiudicati, capaci di sfruttare l'onta dell'emozione dell'Assemblea Popolare. Nella società ateniese, inoltre, le donne ancora si trovavano in una posizione di inferiorità nella scala sociale, a differenza di Sparta, e Atene contava circa 150.000 schiavi e i meteci, che erano persone che si trovavano ad Atene per ragioni di lavoro. Inoltre va ricordato che nel 444 avanti Cristo Pericle riuscì a fondare l'unica colonia in Magna Grecia di matrice ateniese, Turi, che sorse sulle ceneri della città di Sibari. Al tempo di Pericle, Atene disponeva di possenti mura difensive ed era collegata da una strada fortificata che giungeva sino ai porti del Pireo e di Falero, dove si trovavano le potenti flotte ateniesi che garantivano protezione sul mare. In questo modo la città era protetta sia dalle sue grandi mura sia dalla sua flotta che si trovava sul mare. Grazie a Pericle, Atene divenne ancora più splendida e potente e la città conobbe una straordinaria fioritura culturale. Grazie al politico ateniese, la città visse uno dei momenti storici più importanti della cultura occidentale. Storici e filosofi del calibro di Socrate ed Erodoto e artisti come Fidia si trovarono a collaborare con il politico ateniese. Fiorirono la letteratura, l'arte e la filosofia e sotto l'aspetto urbanistico si deve a Pericle la ricostruzione dell'Acropoli che era stata distrutta dai persiani durante le guerre persiane. Pericle affidò il compito della costruzione del Partenone a Fidia,
che supervisionò il lavoro di altri architetti come Callicrate e Ictino, e il Partenone divenne nei secoli l'edificio probabilmente più famoso e rappresentativo di tutta la storia della civiltà greca. L'edificio venne dedicato alla dea Atena, raffigurata anche nel fregio del Partenone, che era la dea protettrice della città, alla quale veniva dedicata l'importante processione delle Panatene. L'edificio aveva grandi colonne in stile dorico e una pianta rettangolare, e al suo interno ospitava una grande statua della dea Atena. L'acropoli era meravigliosa. Oltre al Partenone, essa era composta da altri edifici, come ad esempio l'Eretteo e il tempio della dea Nike. L'ingresso nel maestoso complesso era composto da una scalinata molto lunga che terminava con i propilei, attraverso i quali i cittadini potevano entrare all'interno dell'acropoli. Pericle fece inoltre costruire un odeon, dove si tenevano spettacoli musicali, e vi era anche un teatro nel quale si svolgevano spettacoli che, pur avendo come personaggi eroi e divinità, invitavano alla riflessione e alla discussione, toccando temi fondamentali della società, come l'uguaglianza e l'importanza delle leggi. Sofocle ed Euripide furono tra i protagonisti principali del teatro tragico ateniese. Gli ultimi due anni del governo di Pericle, dal 431 avanti Cristo al 429 avanti Cristo, anno della morte del politico, vissero in prima persona lo scoppio del lungo conflitto tra Sparta e Atene, che cambiò per sempre la storia della Grecia e della civiltà occidentale, la guerra del Peloponneso.